Festeggia con inconfondibile grazia l'étoile siciliana Eleonora Bagnato, calca il palcoscenico del Teatro dell'Opera di Roma, lei che ne dirige il corpo di ballo. Stavolta è nei panni di Manon Lescaut, la femme fatale protagonista del romanzo settecentesco di Prévost. Musica di Massenet, coreografia di Kenneth Macmillan, ballerino scozzese che diresse il Royal Ballet di Londra quando l'Histoire de Manon venne eseguito per la prima volta nel 1974. Il balletto era molto atteso nella capitale. È la prima volta di Macmillan qui al Teatro dell'Opera di Roma con una grande interprete, Eleonora Bagnato, che per la prima volta fa questo ruolo in Italia. Si snoda in tre atti la storia tragica fatta di amori, tradimenti, fughe e truffe. Un'interpretazione difficile e intensa. Accanto alla Bagnato, gli étoiles Friedman Vogel nei panni del cavaliere de Grieux che si innamora perdutamente di Manon e Benjamin Pesce che interpreta un ricco pretendente derubato dai due amanti. I costumi, le scene e la coreografia ricostruiscono le peripezie di una donna avida che rinuncia al vero amore per la ricchezza, ma poi cede ai fantasmi del passato e muore in miseria.